Ready with me. Allora, iniziamo subito. Oggi faccio un trucco estremamente veloce, estremamente facile, estremamente... Devo andare solo alla posta e poi andare a lavorare, quindi non ho bisogno di trucchi particolarmente complicati. Voglio indossare che parola che oggi il Face and Body di MAC. Così lo utilizzo ancora perché sta sempre in fase di test. Per il momento mi piace, però sta comunque ancora in fase di test. Mi sono tolta gli anelli e ci mettiamo un po' di primer giusto nella zona T. Vi ricordo che di questo primer della Kiko, anzi facciamo così, vi metto poi la lista dei prodotti sotto come pasta o nel box informazioni o nel blog, insomma da qualche parte comunque ve la scrivo. Chi è? Dov'è il telefono? Mail. Ve la scrivo e così almeno non so ogni volta derivi i prodotti e a lottare per farlo mettere in a fuoco. Non so ovviamente ancora anche questo giro come saranno le aspettate, provo a girarlo un po', ah no, sto già al massimo, come sarà la colorazione, se il bilanciamento dei colori, perché non ho ben capito ancora come si fa e questa videocamera non è proprio il massimo dell'high tech, quindi vado a mettere, se riesco a tirarlo fuori, un body system di Face and Body e lo metto con la mia blenderina della Sephora. Questa l'ho comprata da Sephora, ho chiesto il dupe della Beauty Blender e mi hanno dato lei. Mi ci trovo benissimo, fa il suo dovere, aspettate che la bagno perché sennò si ciuccia tutto il colore e vado a mettere prima il, se prima lo agito e poi lo vado a mettere un pochino sulle mani e lo applico prima con le mani perché sennò poi comunque è molto prodotto, nonostante sia bagnata la Beauty Blender se lo ciuccia, quindi faccio prima così e poi lo diffondo con appunto la spugnetta. Ok, ha una coerenza estremamente leggera, ma è quello che voglio perché, come detto più di una volta, a me non piacciono i fondotinta troppo coprenti, quindi comunque questo va più che bene per leggermente uniformare il colorito, ma nemmeno troppo perché comunque mi piacciono le mie discromie sotto i guanciotti, quindi non vado ad eccedere con il prodotto. Vado a mettere però un altro pochino perché questo era davvero troppo poco e niente, oggi è il 7, no l'8, 9 anzi, detti tutti, il 9 marzo. Ieri sera avete festeggiato? Io che schifo, wow. Io sì, mi hanno ficcato tutta la spugnetta in bocca. Sì, sono andata praticamente con le mie amiche a mangiare la pizza, niente di sconvolgente, niente spogliarlisti, pub, roba del genere, andare a mangiare la pizza. E poi abbiamo chiacchierato un po', siamo tornate a casa, niente di sconvolgente, perché comunque, bene o male, una è incinta, una è una mamma di due bambini, un'altra, altre due lavoravano, io pure. Cioè in teoria mi dovevo alzare alle 6, poi ho fatto una botta di matto e adesso vado un pochino più tardi. E quindi comunque loro lavoravano, ma in ogni caso non facevo mai particolarmente tardi perché ormai abbiamo un'età e tornare troppo tardi. Io non, cioè, sono finiti i tempi in cui facevamo le 3, le 4, c'erano. C'erano quei tempi, perché ce ne sono stati, però non lo so, non è che comunque facciamo cose estremamente pazzoli, cioè andavamo al pub, poi che ne so, andavamo a prendere un cornetto, roba del genere, in una cornetteria che c'è qua
a Roma e poi restavamo lì a chiacchierare, seduti per a lungo tempo. E quindi niente di complicato. Per il trucco di oggi volevo utilizzare la Sun Club dell'Essence. È una palettina, non so se è ancora in vendita, comunque è questa qui. E è molto carina perché comunque ti permette di realizzare diversi tipi di make-up. E quindi la volevo appunto utilizzare. Non l'ho utilizzata spesso. Ultimamente ho preso l'abitudine di... Intanto prendo il primer. Se lo trovo da qualche parte. Ho preso... Oh, tutto. Ho preso l'abitudine di prendere un prodotto nella mia collezione, nel posto dove metto tutti i miei trucchi e di riutilizzarlo un pochino in modo che comunque non stia là a prendere la polvere. In questo modo così comunque lo utilizzo e magari riscopro anche dei prodotti che in passato mi erano piaciuti o che comunque avevo comprato, perché mi sono resa conto che molti prodotti che ho, alcuni l'ho utilizzati davvero poco e è un peccato, quindi in questo modo li utilizzo un pochino di più, anche per i make-up, anche per i trucchi, anche per i tutorial, così li utilizzo un pochino di più. E quindi vado con la palettina e aspettate, pulisco un po' sulla mano questo pennellino, vado a prendere il rosa, quindi questo più chiaro, ma credo che comunque questa palette ci sia ancora. Comunque questa è la 02 Fiji Feeling, non paraffreddata. È un rosa tranquillo, un rosa un po' baby, non è particolarmente acceso. E vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Questa settimana credo che riuscirò a caricare il video solo venerdì, perché martedì sono stata parecchio incasinata, parecchio impegnata e quindi appunto non sono riuscita a editare o comunque anche solo registrare un video. Vi volevo fare un video con alcuni trucchi relativi al make-up, quindi la pulizia dei pennelli, la pulizia della Beauty Blender, che comunque navigando su internet ho scoperto e sono dei trucchetti carini che potrebbero essere tornare utili ai più. Comunque per me sono stati molto utili, quindi penso che comunque possano fare altrettanto per altre persone. È un rosa leggermente brillantinato, ma non eccessivamente, quindi non è non dà la pesantezza che è solita nei make-up, nei prodotti brillantinati. E poi prendo della Elf il Contouring Eye Brush. Questo che ho utilizzato prima è della... No, non sei tu, sei tu. Ecco appunto, della Sigma LSS 239. 239 è praticamente, credo, il primo pennello che abbia mai comprato. È della Sigma, addirittura con la vecchia formula, con la vecchia numerazione. E vado a prendere il viola, quindi questo qui, che è un viola, sì, un violetto, non eccessivamente scuro. Vado a togliere l'eccesso e vado ad applicarlo un pochino nell'angolo esterno. Un trucchetto, se come me avete le palpebre comunque molto calate, cioè io non ho palpebra mobile, andate leggermente sopra con con l'ombretto che utilizzate per, che ne so, delineare l'angolo esterno, in modo che comunque un pochino di colore si veda. Ovviamente non arrivate fino alle sopracciglia, perché sennò sembrate Moira Orfei, però un pochino di colore che si vede è carino. Serve anche un pochino per sollevare lo sguardo. Questo viola non scrive una ceppa comunque, giusto per informarvi di questa cosa. Questo viola non scrive niente, non so se si nota, ma scrive davvero pochino. E soprattutto scrive brutto, che colore è? Boh, vabbè.
E quindi dicevo, ieri sera siamo andate a mangiare la pizza. Io ho preso una pizza che era, onestamente era una botta, perché era una botta, praticamente era pizza bianca con patate al forno tagliate a lamelle praticamente, quindi tipo a fettine, e sopra c'era la porchetta casalinga fatta realizzare proprio da loro, quindi la porchetta casalinga appunto tagliata a fettine. Cioè era buonissima perché era molto buona e paradossalmente non era nemmeno pesante perché comunque non era pesante nonostante ci fosse la porchetta e le patate al forno. E però prima ci eravamo prese la frittura mista, non la frittura mista, scusate, i fritti misti, e quindi era un po' abbottata, come si dice qua a Roma, e non ce l'ho fatta a finire. Peccato perché era comunque molto buona, però vabbè. Alla fine, io quando non mi va più la pizza a base mi mangio solo il condimento, quindi comunque la porchetta e le patate me le sono mangiate comunque. Era molto buona. Poi questi occhi sono uguali? Molto proprio per niente. Ma perché non riesco mai a fare gli occhi uguali? A parte io ho gli occhi differenti, quindi no, non è possibile per me fare gli occhi uguali. Tra l'altro quando faccio il trucco, un trucco comunque da tutti i giorni, così, non metto nemmeno una base uniformante, perché di solito uso come si chiama? Il paint pot della MAC, e poi vado a prendere il marroncino un pochino più scuro e lo metto solo nell'angolo più esterno, in modo da delineare ulteriormente solo l'angolo esterno, niente di ok, solo così, e vado a riprendere pure dall'altro lato. Mi sono scordata che stavo dicendo. Sì, comunque vabbè, mi sono mangiata questa pizza buonissima. Vado un attimo a sfumare un po' meglio, che mi sembrano un po' di righe un po' troppo definite. Stavo pensando di aprire anche un canale, cioè di, no, di aprire un canale in inglese, di girare alcuni video in inglese, cioè non che il mio inglese sia così particolarmente elevato, però sto vedendo che sto ricevendo ultimamente molti commenti da ragazze americane o inglesi. Prendo poi per andare un attimino a intensificare il rosa che avevo messo prima della palette All About Roses, il rosa questo qui, e lo vado a mettere con l'anulare giusto un pochino per riintensificare. Così, e poi vado un attimino a sfumarlo perché. Ok. Chi è? Vediamo. Video di LinkedIn. Pepe, sì, capito. LinkedIn. Voi lo usate LinkedIn? Io lo. Dove l'ho messo il pennello? Oddio, ecco. Lo uso molto, principalmente per lavoro. Quindi ci condivido gli articoli del giornale e anche i post del. Vi sto facendo traballare. I post sul blog. Prendo poi un pennellino, questo è il Kiko 200, quindi questo così un po' puffoloso. E vado a prendere dalla Naked 2 Stark, che praticamente è un color carne, e lo vado a mettere qui sopra in modo da dare una punta di luminosità e sfumare bene gli ultimi angoletti, un po' che ci possono essere un po' di linee non definite, e nel contempo definisco in maniera migliore, non benissimo perché benissimo col mio trucco è relativo, in maniera migliore la sfumatura che avevo fatto prima. Ecco qua. E con sempre con la Naked prendo Shrimp,
e ce lo vado a mettere qui. Questo è un pochino più luminoso, quindi creo un po' di punto luce, ma giusto una puntina senza esagerare. Comunque salutiamo il brufoletto che ho qui, che sono sempre simpatici questi brufoletti che spuntano così. Con la fake beauty blender vado a pulire sotto e dare una forma più definita. Con un ombrettone, no ombretto, come matita, utilizzo una matita, non utilizzo l'eyeliner perché non mi va di starci 200 ore, utilizzo, se magari il tappo non me l'ho aperto, dove sei il tappo, utilizzo della, dove sei, della neve, la pastello ebano brown, marrone, quindi, e vado semplicemente a delineare un po' la linea, la rima superiore, ci sono? Ci sono, sì. Quindi niente di troppo intenso, non me va. Ok, sì, e sera poi la pizza, volevo provare la, quale cazzo è il cos'è? Non me lo ricordo, fammi vedere. Ah, non era nerviola, ho detto la prossimo giro. E volevo riprovare della Essence il Lush, volevo riprovare della Essence il Lush Princess, quello effetto appunto ciglia finte, perché l'altra volta non mi era piaciuto, nell'ultimo Gatherati ve lo facevo vedere appunto che non mi era piaciuto e poi lo utilizzavo un altro, e quindi vediamo di riprovarlo. Dicevo, ieri sera poi non mi sono venuta tutta la pizza perché praticamente c'eravamo prima mangiate la frittura mista, però non i fritti misti, ecco, non la frittura mista, e quindi c'eravamo praticamente già riempite di abbottare, stavo dicendo termine romano molto burinesco, c'eravamo riempite di frittura, e quindi noi non ce la facevamo più a mangiare. Mi serve pure il singhiozzo? Oh no, va bene, però con quello mi piace, con quella pasticcina, mozze, bruttarelle, no, orecchie brutte, no 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 no, non mi piace. Poi io lo mollo tipo alle mie sorelle, capitevelo voi, perché a me non mi piace, no no, commenti, continua a non piacere. Quindi vado sotto con l'altro mascheretto mio adorato, non mi piace, non mi piace, no, non mi piace. Beh, e blush lo utilizzo, c'è un po' di contouring, una puntina di contouring con questo, e quindi c'eravamo a mangiare un sacco di fritti, che questo locale fa dei fritti davvero buoni, c'erano tipo i calzoncini, quelli non so se è molto buoni, c'erano tipo i calzoncini, poi hanno fatto i fiori di zucca, poi le pizzatelle, che praticamente sono della pasta lievitata, quindi vengono tipo dei saccottini, diciamo, e sopra c'è il sugo, la mozzarella, che può essere di bufala o mozzarella, quella che vi pare, e vabbè, una foglia di origano, vabbè, io lo tolgo perché non mi piace, e quindi quelli sono stati molto riempitivi, e quindi ci hanno riempito. Metto un po' di coso illuminante, che sa parte dello stesso duo, sulle guanciotte, anzi solo qui, perché sennò sembriamo una palla da disco. E un pochino di blush, e oggi utilizziamo, andiamo sul classico, il blusher della H&M, che mettiamo con il pennellino, questo è della Essence, questo qua. E quindi così, quindi ce l'abbiamo riempita. Però comunque l'abbiamo riso, scherzato, niente di
di eccessivo, diciamo, cioè, alla fine ci conosciamo da più di 20 anni, quindi mi sto partendo il fiocco, perché praticamente noi ci siamo conosciute alle superiori, stavamo in classe alle superiori e poi da lì non ci siamo più separate, facciamo proprio tutto il gruppo con marini, fidanzati, a parte io con Marco un po' di asocialità c'è, cioè, però diciamo tendenzialmente il marito di una stava in classe con noi, il marito di un'altra è il fratello di una di noi e l'altro è stato portato nel gruppo, quindi diciamo che è stato un gruppo un po' che si è costituito, ma praticamente è rimasto sempre il nostro nucleo. Poi abbiamo tutti anche origini marchigiane, quindi figuratevi. Metto Rebel. E quindi ci darà bene tra di noi. L'unico un po', diciamo, differente, ma perché comunque è cresciuto in un ambiente differente, è Marco, però cioè alla fine è un problema fino a un certo punto, perché comunque è normale che non tutti i gruppi vadano, cioè non tutti i fidanzati si integrino nei gruppi. Ora mi pettino. Qualche tempo fa sono andata a un evento organizzato dall'Accademia, mamma mia, capita pazza, all'Accademia L'Oreal, e c'erano anche dei parrucchieri di Matrix, credo, e praticamente la parrucchiera che poi ha fatto i capelli a me mi disse che quando magari avete i capelli anche il giorno prima, non riprendeteli con la spazzola, nel senso, se dovete fare la piega non fate la, mamma mia, che voglia pazza, se me devo assolutamente fare la doccia. Non servo shampoo secco. Shampoo secco! Non riprendeteli con il quella spazzola, perché la spazzola li fa apparire ancora più, li fa apparire più sporchi. Fate piuttosto, scusate, con il ferro, una leggera piega, una leggera messa in piega con il ferro. Centro. Ok, lasciamo la giro 2 secondi e poi pettiniamo. E così, quindi vi stavo dicendo ancora prima, volevo fare chi è? Gente che non conosco. Volevo fare un video con alcuni consigli per quanto riguarda la pulizia dei pennelli, della Beauty Blender. Questa è la dermatite, è schifo, e quindi appunto volevo fare questo qui, quindi penso che il prossimo video, quello dopo, sarà questo, il tempo di girarlo, non è un video difficile da girare, quindi in sostanza il shampoo secco assorbe il sebo che ci può essere. Mamma mia, l'ho venuta proprio brutta stamattina così, cioè sta pelle è schifo proprio. Ok, un po' più decente. Ok, così. Deve essere bad day proprio, bad day hair. Lo schifo, non so, manco bad day, bad hair. Beh, vabbè, quello là. Dunque, ecco qua. Andiamo a sistemare i capelli, che abbiamo dato una mezza sistemata, diciamo così, almeno sta tutto a posto. Accettiamo gli occhiali. Comunque il trucco è questo, spero che si veda qualcosa, in caso dopo come esco vi faccio una fotina. Credo che metta risalto anche un po' gli occhi verdi, e puliamo gli occhiali perché sennò non c'è una ceppa. Ho la tendenza di avere gli occhiali sempre sporchi, ma non c'è. Ma non dici se esageri, no, sono sempre sporchi. Proprio sporchi, sporchi. Poi neanche dire che ci metto male, quello qui. No, sempre sporchi. Bello. Bene, queste immagini che vi do di me, proprio della tipica youtuber scicchettosa. Proprio io, guarda. E basta. Quindi, look niente di particolare. Aspettate che mi do. Ho una semplice maglietta nera con jeans e
olio di soli e una collanina. Questa è un 10 ml di alcuni anni fa e non la smuove nessuno, quindi ciao.